Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Con colpevolissimo ritardo, ma non da parte mia, ma di chi distribuisce questi prodotti, finalmente torniamo a parlare della Street Fighter Collection. Oggi abbiamo Dalsim, la nona uscita di questa incredibile collezione. Mai successa una roba del genere con questa collezione, ragazzi, 10 giorni di ritardo, cioè qualcosa di incredibile. Finalmente ce l'abbiamo, procediamo con l'unboxing. Però ragazzi, sono rimasto malissimo, contando che questa collezione è diventata settimanale, quindi ogni settimana io dovrei portare un video e avere un personaggio. Questa settimana l'hanno completamente bugata. Quindi, oggi Dalsim, il prossimo sarà... ragazzi, mi aspetto molto da questa statuina, soprattutto dal lato B di questa statuina. Però vediamo, staremo a vedere. Io direi di andare subito ad aprire questo personaggio che è qualcosa di incredibile. Io quando ero piccolo impazzivo per questo personaggio. Sputava fuoco, aveva le braccia e le gambe che si allungavano, al collo aveva dei teschi. Questo personaggio era qualcosa di clamoroso. Data di nascita 21/11/1952. Altezza ovviamente variabile, generalmente 1,76 m. Peso 48 kg, praticamente nulla. Prima apparizione Street Fighter 2 del 1991. Il design di questo personaggio è cambiato molto negli anni, Molto. Non so se in meglio o in peggio, però è cambiato. Vediamo il mini poster. Che non mi piace per niente. Penso è il più brutto fino ad oggi. Questa volta non mi fido e lo apro con le forbici. Non mi chiedete perché, ma ho una brutta sensazione. Ho paura di romperlo. Il personaggio è ben fatto. Guardate qua. A me fa un odore di plastica fortissimo. Le altre no, questo è qualcosa di assurdo. Mamma mia. Che odoraccio, ragazzi, mamma mia. Ho aperto e è arrivato un odore di plastica fortissimo. Su questo braccio si poteva fare un po' meglio, l'attaccatura sulla spalla non mi piace. Però tutto sommato una bella statuina, molto dettagliata, il fuoco ha le sue sfumature. Si vede, sì, si vede. Beh, il livello è sempre alto, ragazzi, veramente alto. Vediamo la prossima, sulla prossima ho molte aspettative, Non parlo, non dico nulla. Voi sapete, io non dico nulla.